Digital Bench Academy, come ogni mercoledì, sono con il professor Gianfrancesco Rizzuti. Grazie, prof, per essere sulla mia Grazie a te, Caterina. macchina digitale anche oggi. Oggi parliamo di fake news. Parolona, anzi parolone, molto molto complicato e molto di attualità. Immagina che se vai su Google adesso e clicchi per vedere quante volte la parola è presente sulla, diciamo, sulla rete, supera il miliardo. Quindi voglio Argomento dire, argomento proprio. d'attualità, lo puoi chiamare, la puoi declinare in mille modi, la puoi chiamare post verità, la puoi chiamare, qualcuno la chiama addirittura post truth, appunto la traduzione di post verità, qualcuno la chiama fake truth, quindi insomma siamo in un campo dove diciamo anche la fantasia di chi inventa i termini è È parecchia, insomma, creativa, ecco, sì. insomma. Ma domanda, prof, che consiglio possiamo dare a chi ci sta ascoltando e a chi ci vorrà ascoltare per riconoscere fonti autorevoli? Allora, certamente parlando di social, parlando di rete, certamente sia i motori di ricerca che le piattaforme stanno cercando di sviluppare degli algoritmi o dei codici di condotta tali da, diciamo, da individuare le notizie palesemente false. Tuttavia non è sempre facile identificare una notizia parzialmente vera da una notizia che è totalmente vera o da una notizia che è parzialmente falsa. Quindi, insomma, al di là dei giochi semantici, certamente anche sulla rete l'avere un'attendibilità di un nome, di un cognome in calcio ad un articolo, in calcio alla diffusione di un'informazione è certamente importante. Insomma, se non è un nome e un cognome, ma l'autorevolezza di una fonte, come dire, che si sa, come dire, che si sa imporre all'attenzione, diciamo, anche a livello internazionale, è importante. Insomma, no? Certo, non sempre basta, e vi dirò di più che chiunque vi dica che le fake news saranno sconfitte, saranno eliminate nei prossimi tempi, dirà una fake news. No, fake news anche quello. Allora, concludiamo questa Digital Bench. L'argomento è molto vasto, quindi magari lo riprenderemo anche Certamente, successivamente certamente. con una provocazione. Mi anticipavi Certamente, dietro sì, una provocazione, perché le quinte? la provocazione è un po' quella che accennavo poco fa, insomma, chiunque vi dica che la questione delle fake news è una questione che verrà risolta in poco tempo, eccetera, fa un po' come Epimenide nel suo paradosso, nel famoso paradosso del mentitore, no? Tutti credete sono bugiardi, peccato che era credete anche lui. Bene, grazie professore, ci vediamo mercoledì prossimo, Digital Bench Academy. Grazie Caterina.